nell'induismo si parla di liberazione, di moksha. Che cos'è moksha per l'induismo? E per esempio nel buddismo si parla anche lì di liberazione, di illuminazione, di risveglio. Quindi che cosa intendono, come dire, buddismo e induismo? Intendono la stessa cosa? C'è una differenza? Probabilmente nelle esperienze così, degli esseri umani, alcuni sperimentano una grande libertà, a un certo punto, una liberazione dai propri confini, dalle proprie sofferenze, eccetera, e la descrivono in un certo modo. Quando poi queste descrizioni vengono codificate da una tradizione appunto religiosa, spirituale, comincia a venire fuori un dogma che comincia a descrivere tutto questo in un certo modo. Poi quando altri hanno quell'esperienza la descriveranno in modi leggermente diversi. E così si creano varie scuole, insomma. Per esempio, dire che cos'è moksha nell'induismo è una domanda, diciamo, troppo generale, perché esistono talmente tanti indirizzi sapienziali nell'induismo che la vedono in modo completamente diverso. Per esempio, fare così un esempio cercando di rimanere un po', insomma, in maniera generica, però c'è un indirizzo che è quello del non dualismo assoluto di Shankara, per cui lui dice in realtà esiste solo il Brahman, lo chiama Brahman, esiste solo questa realtà non duale, impersonale. E questa realtà appare come tutto. Attraverso la maya appare come tutte le differenze, ma pur essendoci infinite differenze, non c'è nessuna reale separazione, c'è sempre la stessa cosa. Come quando uno fa un orecchino, un bracciale, un anello, una collana, io magari posso essere attratto a vedere di più le differenze, però è sempre oro. Sono forme diverse dell'oro e l'oro di per sé non ha forma, è per quello che può assumere tutte le forme. Ecco, sto cercando di essere un po' rozzo, ma insomma, ecco. Quindi in questa visione la liberazione è riconoscersi come Brahman, cioè riconoscere che la propria coscienza, che io credevo fosse mia, personale, dentro un corpo e una mente, non sta dentro un corpo e una mente, non è personale. È una sola la coscienza che abita l'universo e coincide con l'universo stesso, cioè con questo, con il Brahman. Questa è la liberazione perché, di nuovo, si sperimenta una completezza infinita, la cui fragranza è la felicità. Ora, questo significa che, per esempio, quando noi non siamo ancora liberati e abbiamo una mente che pensa per entità separate, quando pensiamo al tutto, crediamo che sia tanto più grande di me, perché ancora non ho capito che il mio sé coincide con il tutto. Allora questo tutto, tanto più grande di me, me lo rappresento come un Ishvara, come un Dio supremo, come un Dio creatore di tutto l'universo. E io divento l'anima del devoto che cerca di raggiungere l'unione con questo Dio. In realtà questa separazione non c'è. Sia io che Dio, che tra l'altro io è contenuta da noi in italiano nella parola Dio, no? Sia io che Dio siamo due maschere che assume la stessa entità, che è il tutto, che è la mia vera identità. Quindi diciamo che il mio rapporto con Dio avviene fino a che io credo di essere un io separato, vedrò fuori di me un Dio supremo, che è il modo in cui io percepisco il tutto. Quando finalmente cade la mia maschera, cade anche quella e ci rimane solo il tutto. Questa, per esempio, è la liberazione secondo Shankara. Ma se noi pensiamo a un suo grande avversario filosofico che era Ramanuja, che era un Vishnuita, riteneva che invece Ishvara, cioè il Dio assoluto che era Vishnu, è la vera realtà ed è un Dio personale, quindi che ha creato tutto, compresi noi. Però ha creato tutto non dal nulla, non è che ci ha creato da una materia che non. No, lui ha tirato fuori la sua materia, cioè siccome c'è solo lui, in realtà lui è il tutto, una parte di sé l'ha alienata da sé ed è venuta fuori la materia, le anime e noi, diciamo così.
Quindi noi abbiamo Sadharmia, siamo della stessa essenza di Vishnu, ma non siamo Vishnu. E la liberazione non sta nel dissolverci finché non rimane solo Vishnu, ma in un rapporto d'amore di una creatura molto più piccola verso una più grande. Insomma, la liberazione è simile a un pianeta che finalmente gira intorno a una stella e si bea della sua luce, ma non diventa la stella. Ramanuja contestava Shankara dicendo: piuttosto che essere zucchero, io preferisco sentire il sapore dello zucchero. No? Ecco, per dire, quindi da questo punto di vista, anche nel buddismo, che è una enorme quantità di scuole che si sono sviluppate per più di 2000 anni, quindi diciamo che anche nelle scuole buddiste la liberazione viene vista in tanti modi diversi, su cui non voglio entrare adesso nel dettaglio. Però è interessante un fatto che comunque non tutte, ma in moltissime espressioni della filosofia indiana ci sono delle cose in comune. Magari la descrizione completa di che cos'è la liberazione varia, ma contiene alcuni, quasi tutte contengono alcune costanti. Allora, sia per esempio nel Samkhya, sia nello yoga, sia nel Vedanta di Shankara, sia nel buddismo, noi troviamo che la liberazione consiste nella dissoluzione del jiva, cioè nel vedere che il jiva è illusorio. Il jiva che cos'è? Il jiva è l'idea di essere unio separato. Cioè l'idea di essere unio separato, cioè, che nasce dalla falsa identificazione di quella luce che ci abita, che noi chiamiamo coscienza, con il corpo-mente, cioè noi siamo coscienti del mondo, del corpo e della mente, perché la coscienza è come una luce. Però anche se il corpo e la mente, come il mondo, compaiono nella coscienza, a un certo punto noi pensiamo che sia la coscienza a stare dentro la mente e il corpo, e quindi sia limitata a questo corpo e questa mente, separata dalle altre coscienze. È un po' come se, per avere un'idea, se c'è una casa con tante finestre diverse, ognuna colorata con vetri diversi, la luce del sole, che è una sola e viene dal sole, entra nelle stanze e a seconda del colore dei vetri lì diventa azzurra, lì diventa rossa, lì diventa blu, però è sempre un'unica luce, che è quella del sole. Invece il jiva è credere che la luce è solo quella dentro la mia stanza ed è di quel colore ed è quindi separata dalle altre luci, mentre invece dalla fonte fino a tutto il tragitto non è mai separata la luce. Ecco, quindi l'idea che la coscienza sia in qualche modo identificata con un corpo-mente personale porta a pensare di essere un io separato. Questa è l'origine di tutto l'egocentrismo, di tutta l'egoità, di tutto l'egoismo, appunto, no? Di tutta la sofferenza che noi infliggiamo a noi stessi e agli altri. E quindi un po' nei vari concetti di liberazione, tranne eccezioni, noi troviamo che si, in modi a volte addirittura opposti, però si arriva a vedere l'illusorietà di questo io separato, individuale. Non che non appaia, ma non è come sembra, cioè non è separato.